una sfilata di moda con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i terremotati del centro Italia e di Norcia nel particolare, ha costituito l'obiettivo dell'iniziativa che si è svolta lo scorso 19 maggio nella ex cartiera di Vas. Ideata e proposta dalla titolare del salone Semplicemente Belli, Tea, l'iniziativa è stata immediatamente recepita da diversi esercizi commerciali del territorio, tra i quali anche l'azienda vitivinicola Biasiotto, il cui titolare è il vice sindaco di Quero Vas, Andrea Biasiotto, che, assieme al sindaco Bruno Zanolla, ha presentato l'evento. Lo scopo della sfilata è stato quello di raccogliere fondi destinati alla frazione di Campi, in comune di Norcia, pesantemente danneggiata dal sisma che tutti ricordiamo. Stasera, come hanno detto i carissimi amici Andrea e il sindaco, noi lo metteremo in questo progetto, Back to Campi, che vedete qui ai miei piedi. Questo è un progetto concreto che nasce veramente dall'esigenza di dire ritorniamo a Campi, riportiamo le persone a Campi. Back to Campi, Back to the Future. Riconquistiamo il nostro futuro, questo è importante. Con questo progetto noi vogliamo riportare sul territorio le persone il prima possibile. L'Umbria, il cuore dell'Italia, il polmone verde dell'Italia, si sta spopolando in una maniera spaventosa. I giovani non hanno più alternative per rimanere lì. Questo sarà un progetto atto a creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani, per tenere i giovani sul territorio, perché è fondamentale. Questi tragici eventi che subito salgono all'attenzione mediatica poi sfumano, ma grazie a iniziative come questa non cadono nel dimenticatoio. Così, come ha specificato l'ideatrice dell'iniziativa, nella splendida cornice della ex cartiera di Vas è stato offerto qualcosa di nuovo, con il primario scopo di aiutare gli altri, per portare un momento di gioia e divertimento in questa comunità.